Ladies and gentlemen, all the young people, oops, this is show times. Belli di casa, ce l'ho la mascherina, eh? Ce l'ho, ok? Non è che dite nafo. Ah, belli di casa, come state? Bene? No. Iscrivetevi al canale, se non vi piace il canale potete sempre levarvi dal canale, eh? E poi fate come vi pare. Bella, voglio bene a tutti. Belli di casa, come state? Vi siete svegliati male? Io peggio, perché voi almeno siete entrati nella giornata. Io mi sono svegliato con la notizia. Allora, ragazzi, titolo del video: a chi tocca non si ingrugna. Dice, regà, di tutte le squadre ci hanno avuto i più forti. Il Milan, Donnarumma e Ibra, quello di qua e di là. Io l'unica cosa che non capisco è come è possibile che noi tifosi laziali riusciamo anche a fare polemica su sta cosa. Perché non lo dicono? Dove far comunicato? Ma vi cambia qualche cosa a voi? Vedete giocare la Lazio a Bruges? Non va a giocare, ok? Un consiglio d'amico, non va a giocare. Perché ragazzi, perché questa è la Lazio, questi sono i momenti della Lazio. Voi giovani ragazzi, non parlo con i vecchiotti, voi giovani ragazzi, questo è il momento di essere laziale. Cioè, questo era il momento più giusto per la nostra storia, per come succedono le cose a noi, per averci 5 infetti di coronavirus. Che poi io lo può dire Falco, lo può dire agli amici che mi ascoltano. Io dicevo, oh, ma è possibile che noi l'unici? Dico, oh Claudio, ma il presidente, se no qualcuno, ma che lo conosci, che lo chiami Claudio? Oh, il presidente, appena qualcuno faceva, gli chiudeva dentro una stanza, a Formello, con Olimpia lì fuori, a guardare, se succede, becco. Oppure ci aveva detto bene. E tornando al principio, se non era questo il momento, questo è il momento giusto, il momento che ti potevi andare a giocare una partita in maniera differente. In quel di Bruges, che comunque secondo me è una partita difficile, perché i pischelli corrono come se non ci fosse un domani, perché comunque venivi da 2 vittorie, diciamo, quindi ti sentivi un po' abbastanza intoccabile, perché io ho parlato con tutti gli altri miei amici dicendo questa è stata una vittoria fondamentale, perché le prime linee hanno visto che possono giocare e vincere anche con le seconde linee. Le seconde linee si erano caricate e che t'ammazza, potevamo vincere pure noi. E invece è arrivato il sor Covid. E come ho detto, ragazzi, a chi tocca non si ingrugna. E tutti quelli che facevano gli spiritosi prendendo in giro i giocatori delle altre squadre quando gli era preso il Covid, mo te de fa pipa. Raga, è mo zitti. Tornando ai mozziti, perché non fare agli altri ciò che non piace sia fatto a te, dato che voi avete fatto una zozzeria e mo ve tenete la zozzeria. La legge del contrappasso. Avete fatto gli stronzi e mo è giusto che fanno gli stronzi con voi. Cioè, ma non è per una questione di cattiveria. Sono un po' dispiaciuto, affranto, sono onesto. Chi non parte sta aspettando, per questo non dicono nulla. Chi non è partito, anzi, perché non sono partiti. Chi non è partito sta aspettando un altro tampone, magari come i falsi positivi, come Hakimi, anche se Corbucci del Cosciamo, noi ragazzi, che ve credete? No. Dopodiché, ragazzi, presa male, rosico,
non va a giocare. Questo non vuol dire che Adamo, cioè, non è finita, eh. Insegnano altre squadre che per esempio sono andate a giocare a Napoli, hanno perso con 15 o 16, vabbè Napoli non ha giocato, vabbè Napoli c'ha la testa altrove, vabbè Napoli aveva dato tanto, se non sbaglio, contro l'Atalanta, vabbè tante cose, però la palla è rotonda, però siamo la Lazio. Speriamo. Ma sulle fasce o chi giochiamo? Aga, no, Aga gioca al centrocampo. Perché? Allora, centrocampo. Vabbè, sti cazzi, raga. È inutile, non è il lavoro mio. Il lavoro mio è ti fa sostenere. E in questi momenti poteva solo succedere che adesso, ragazzi. Quindi, non mollate. Non mollate. Non mollate. Anzi. Adesso l'odio deve uscire fuori. E ricordatevi che noi volamo e l'altri striscia. Ah, ricordatevelo! A chi tocca un sangrugna? Se siete romani sapete che vuol dire. Dai, volamo! Feriti, ma volamo! Dai!